Fate parte di quella schiera di giocatori che riesce a godersi un titolo soltanto se localizzato nella nostra lingua? Siete anche amanti dei survival horror? Ebbene, abbiamo ottime notizie per voi, ma prima di risollevare la vostra giornata, vi ricordiamo di sostenere il canale con la vostra iscrizione per restare sempre aggiornati sulle notizie di EveryEye.it. Per la gioia di tutti gli utenti italiani, Capcom ha appena annunciato ufficialmente che il remake di Resident Evil 3 godrà del pieno supporto alla lingua italiana e quindi, oltre ai classici sottotitoli, includerà anche il doppiaggio. La conferma è appena arrivata sui canali social ufficiali di Capcom Italia, dove l'azienda di Osaka ha rassicurato la community nostrana sul fatto che, esattamente come visto nel remake del secondo capitolo della serie, anche questa volta i protagonisti parleranno la nostra lingua. Si tratta di un accorgimento che verrà sicuramente apprezzato da moltissimi giocatori, i quali vivranno ancor più volentieri l'avventura contro il mostruoso Nemesis. Sebbene fosse una feature prevedibile, una software house valuta di volta in volta se investire sulla localizzazione scritta e parlata. Giusto per fare un esempio, dopo il ritorno di Leon e Claire, un'altra produzione AAA come Devil May Cry 5 non ha avuto alcun doppiaggio aggiuntivo. Si tratta quindi di una conferma che elimina ogni dubbio e non ci resta che scoprire quali attori presteranno la voce a Jill Valentine e agli altri sopravvissuti di Raccoon City. A corredare l'annuncio c'è anche l'ulteriore conferma del fatto che il gioco non subirà alcun rinvio e arriverà come previsto sugli scaffali di tutti i negozi a partire dal prossimo 3 aprile 2020 su PlayStation 4, Xbox One e PC via Steam. Stando a quanto dichiarato sulla pagina ufficiale del client Valve, inoltre, pare che Resident Evil 3 Remake sarà protetto da The Nuvo, come ormai la quasi totalità dei titoli Capcom che arrivano sullo store. Siete felici della conferma del doppiaggio italiano per il remake del survival horror? Diteci la vostra nell'area dei commenti.